pensarci bene, la loro diffusione è relativamente recente, ma perché mi sembra di conoscerli da sempre? Perché i pick-up da sempre sono un sinonimo di lifestyle negli USA, quindi pensiamo ai film, una moda che inesorabilmente ha influenzato anche lo status dei modelli europei, trasformandoli in qualcosa di ben diverso rispetto a meri mezzi da lavoro. In Europa sono sempre di più le proposte premium oltre a Navara, guardate per esempio il concept di Mercedes, tanto per capirci, un fenomeno quello dei pick-up di lusso che negli USA è ormai straconsolidato grazie senza dubbio alle pellicole di Hollywood. Il ritorno al futuro Marty lo bramava per Il ballo con Jennifer, Mel Gibson faceva il bello e il cattivo tempo con le sue ruote gemellate in arma letale e lo zio Jesse si faceva rispettare nella contea di Hazard, mezzi famosi ma meno fascinosi delle ultime proposte di mercato e forse sta proprio qui una parte del loro recente successo. Il pick-up in effetti è sempre stato duro, rude, implacabile, però ultimamente è diventato anche efficiente e bello, tanto che guardandolo da fuori uno si può chiedere, ma in fuoristrada ce la può fare davvero? Ecco, per togliermi il sassolino della scarpa misto sabbia, Nissan mi ha portato nel sud del Marocco, una location meravigliosa che mette a dura prova la meccanica del mezzo e soprattutto mi ricorda cosa vuol dire avere 12 generazioni di pick-up dietro il cassone. Il Navara con questo nome nasce nel 1997, ma se consideriamo il passato della casa giapponese firmato Datsun, la storia dei loro pick-up circola sulle strade dal 1935. Ma è negli ultimi 20 anni che il Navara si è legato al deserto grazie alla magica Dakar e a piloti leggendari come Colin McRae. E oggi sto puntando Jbel Medouar, un altro posto nel nulla, in mezzo al nulla del sud del Marocco, perché siamo più vicini all'Algeria che al Mar Mediterraneo. Non ho i numeri di gara, non ho il roll bar, non sono iscritto alla Dakar perché poi non si fa nemmeno più qui, ma sto guidando una Navara totalmente di serie che però mi ha già dimostrato e mi sta dimostrando cosa significa trazione. E questo grazie a contenuti tecnici e tecnologici molto all'avanguardia, soprattutto per un pick-up. Nel perché comprarla di Omnifurgone trovate tutto, ma proprio tutto sul Navarrone. Ciò che però mi ha impressionato in queste condizioni è stato l'assetto. In particolare al retrotreno con un vero multilink che ha salutato le balestre perdendo 20 kg di peso e aumentando del 3,1% l'angolo di attacco. E niente, un comfort così non l'avevo provato su nessun altro pick-up della concorrenza, che non ho testato in queste condizioni, è vero, ma la sensazione a cassone scarico qui è che il retrotreno non sia mai troppo leggero e ballerino, ma secondo il volere del pilota, senza diventare un fattore di rischio da interpretare, soprattutto a velocità sostenute. 160 cavalli turbo o 190 biturbo, come quelli che mi sto godendo in questo suggestivo e a tratti veloce tratto di sterrato marocchino. Il Navara è un mezzo potente, non per questo deve inquinare però. E difatti anche i pick-up sono diventati sempre più efficienti e questo Nissan non fa eccezione. Entrambe le varianti del motore 2003 DCI sono Euro 6 con emissioni di CO2 ridotte e consumi più bassi di circa 0,2 litri su 100 km rispetto alla Euro 5, grazie in parte al catalizzatore SCR conservatorio di AdiBlue da 17 litri, sufficienti per 11.500 km. I nostri compagni di viaggio di oggi, 190 cavalli, 30 dromedari, non cammelli, dromedari. In un contesto del genere, capitemi, non sono stati i consumi a intrigarmi, piuttosto ho guidato per oltre 4 ore con le sante ridotte. Una manna per esigere immediatamente i 450 Nm di coppia quando ci si trova, per esempio, a puntare il cielo col muso su per una duna o su una salita con la sola telecamera frontale a dirti dove stai mettendo le ruote. Mi sarebbe piaciuto provarlo nelle stesse condizioni pure col cambio manuale, visto che rappresenta una buona fetta delle vendite, ma l'automatico a 7 marce rimane la scelta migliore e obbligata sul 190 cavalli, sebbene slitti più di quello che mi aspettavo. Potenza, un assetto rialzato specifico, un vericello, differenziali bloccabili, angoli di attacco davanti, dietro, tutto serve per muoversi in libertà e in sicurezza su questi tracciati. Non a caso
le auto più diffuse tra le popolazioni locali sono molto simili a questa. Per quel che mi riguarda, guidare in off-road è semplicemente fantastico. Non ho un'esperienza così ampia, soprattutto nel deserto, e mi hanno detto che la mente spesso porterebbe ad alzare il piede in certe situazioni nel dubbio, e invece nel dubbio bisogna proprio tenere giù, ed è lì che serve la potenza, perché quando ci si trova in pendenze magari sabbiose bisogna dare tutto. Quindi è una sfida continua in mezzo al nulla. I briefing prima di lasciarmi galoppare come un cammello o un dromedario nel Sahara sono stati molteplici e molto chiari, con video e tavole illustrative qualora le parole dell'istruttore non fossero bastate. La sabbia non è amica delle auto e il rispetto che bisogna portare al deserto deve essere sempre massimo. Compreso questo, la prima cosa è abbassare la pressione degli pneumatici. Qui Continental Cross Contact 255/60 su cerchio da 18 fino a 1 bar. E poi meglio rimanere nelle tracce e considerare il gas un amico fidato da usare con maestria, così da arrivare sulla sommità della duna né troppo piano, altrimenti dalla salita non si riparte più, né troppo forte, visto che il salto della duna non è ancora disciplina olimpica. In Italia una prova del genere, tutta sabbia e dune, è decisamente fuori luogo, ma qui oggi è dimostrato che volendo, anzi professionalmente dovendo, si può fare, e in tutto comfort, perché vi sfido a trovare le differenze all'interno dell'abitacolo tra questo Navara, un pick up da lavoro, e un crossover. Qui ci sono tutte queste caratteristiche, in più ci sono robustezza e particolarità tecniche proprio per i mezzi da lavoro, e se volete si possono aggiungere tanti accessori specifici per questa tipologia di auto. Due le varianti di carrozzeria del Navara, tra l'altro Pickup of the Year 2016, il King Cab con prezzi a partire da 21.990 euro per il 2WD, mentre per il Double Cab si parte da 24.200 euro fino ad arrivare a 35.900 per la versione top 190 cavalli automatica. E ovviamente tutti i prezzi sono più IVA e con immatricolazione autocarro N1. Ma sopra ogni cosa c'è la garanzia di 5 anni o 160.000 km per tutti. Peccato non si possa avere una seduta leggermente più bassa, mentre l'indicatore della temperatura esterna è disponibile ora aftermarket. Ma tra gli optional non rinuncerei comunque al gancio traino, visto che 3.500 kg di massa rimorchiabile sono strepitosi, così come richiestissimo rimane l'hardtop rigido. Un'anomalia che conosciamo bene, tutta italiana, quella degli N1, che limita parecchio l'utilizzo di questi mezzi, forse anche le vendite, sia per i professionisti che magari vorrebbero usufruirne nel weekend, che per, che ne so, gli sportivi che avrebbero bisogno di un mezzo così poliedrico tutto l'anno. Un segmento di cui il Navara ne è un riferimento mondiale, sia per equilibrio che per fascino. Infatti mi è dispiaciuto non poco sporcarlo, insabbiarlo così tanto oggi, se non fossi sicuro che gli è piaciuto un sacco.